Nuovo appuntamento con Super Sport 21 per analizzare la sconfitta, la pesante sconfitta di ieri del Napoli contro il Milan. Noi vi chiediamo, lo facciamo sulla nostra pagina social, quella Instagram, cosa non ha funzionato, cosa non sta funzionando nel Napoli, di Gattuso. Potete scriverci, sulla pagina oppure potete chiamarci allo 081 630 999 per fare le vostre domande al nostro ospite in collegamento via Skype, l'avvocato vicepresidente dell'Ajax, Raffaele Rigitano. Ciao Raffaele, benvenuto a Supersport 21. Ciao, ciao, buonasera, buonasera a tutti. E allora lanciamo prima il servizio: cosa non sta funzionando nel Napoli di Gattuso, che ieri ha rimediato la terza sconfitta al San Paolo? Non succedeva da tanto tempo, perché dopo la AZ Alkmaar in Europa League sono arrivate le due sconfitte contro il Sassuolo e ieri contro il Milan. Ascoltiamo Claudio Caffarelli. Prima li difende, poi li attacca Gattuso. Lo fa con astuzia, tutela tutti, non emergono nomi, ma il concetto è chiaro. Il Napoli non è una squadra, non ancora. I limiti sono emersi anche contro il Milan e lo ha sottolineato anche Gattuso nel post partita. Non specifica i difetti, ma li evidenzia negli scontri diretti. Tre sconfitte consecutive al San Paolo tra campionato ed Europa League. Troppo per una squadra che punta almeno alla Champions. Si pensa all'io e non al noi. Questo è il vero problema del Napoli di Gattuso. E così, ad un anno dall'ammutinamento, ritrova i problemi all'interno dello spogliatoio. Un'armonia apparente solo per qualche mese. Alla rosa continuano a mancare dei leader, dei riferimenti ai quali aggrapparsi. E sul campo il 4-2-3-1 senza Osimhen svela i soliti difetti del passato. Palleggio sterile senza sbocchi e poca fantasia a centrocampo. Il Covid ha rallentato Gilinski ed Elmas. Le nazionali hanno acceso i riflettori su Fabian e Insigne, che però contro il Milan non hanno brillato. In particolare lo spagnolo è apparso lento, macchinoso, messo in crisi dalla pressione su Meret e Manolas, che hanno complicato la costruzione azzurra. Con loro Koulibaly che ha ammirato Ibrahimovic senza opporre resistenza, e così di conseguenza il centrocampo soffre e l'attacco latita. Quattro giocatori offensivi per 6 gol in 6 partite, se si escludono le goleade contro Genoa e Atalanta. Troppo pochi, reparti slegati, individualità e poca lucidità. Tanti problemi da risolvere prima di entrare nel vivo della stagione. Allora, Raffaele, vengo da te perché cosa non sta funzionando, cosa non ha funzionato soprattutto nella partita di ieri? È stato un problema, secondo te, di natura tattica? Giocare in quella maniera è stato molto probabilmente un assist per il Milan. Ma ieri certamente ha trovato una squadra in questo momento più forte, o meglio, organizzata meglio, una squadra che ha tra le proprie fila due giocatori che sono fenomenali. Parlo del portiere, parlo di Ibrahimovic. E quando una squadra ha il miglior portiere della Serie A, il miglior attaccante della Serie A, evidentemente è un punto avanti rispetto a tante altre, parliamo chiaramente di questo periodo. L'assenza di Osimhen probabilmente si è fatta sentire, ma a prescindere da questo, ho notato comunque qualche calciatore in calo anche da un punto di vista, da un punto di vista atletico. C'erano gli avversari che spesso davano metri di Pensi che differenza sia un problema rispetto al atletico a calciatore questo andato. punto? Potrebbe essere anche un problema fisico legato a una situazione attuale. Sulla fascia destra il Napoli ha sofferto tantissimo, per esempio ieri Theo Hernandez e Rebic hanno dilagato in quella zona ed evidentemente non a caso i due gol sono nati proprio da quella zona lì del campo. Diciamo, possiamo spacchettare in 3 parti, no? La partita, perché oltre a presentare forse un Napoli troppo squilibrato, c'è stato anche il problema legato agli errori individuali. Parlo soprattutto di Lorenzo, ma anche la prova opaca di Fabian, o magari gli errori in porta di Meret. E poi il dolcis in fundo, sicuramente l'arbitraggio di Valeri non è stato impeccabile. Ma andiamo al telefono, c'è Corrado che ci chiama da Castellammare di Stabia. Ciao Corrado, benvenuto a Supersport 21. Buonasera, salve, mi sentite? Sì, non Mi sentiamo però, sentite? chiediamo alla regia di alzare un po' il volume. Un attimo. Ora, spero che mi sentiate. Innanzitutto buonasera al Presidente di Studio e a tutti i telespettatori. Purtroppo stasera siamo qui con me, tutta sconfitta, e questo non so voi.
c'è fiducia nell'allenatore, perché questi mesi ho imparato ad apprezzarlo, perché tutto si può dire di lui, tranne che non sia una persona molto schietta e che non le manda a dire. Io ho confrontato con questa espressione nel post gara di ieri sera. Voi siete più esperti, quindi Ufficiale sarebbe della Juventus. interessante sapere come la Ce la pensiate voi. passi lui oggi. Prego. Allora, Con una che domanda per lui aveva cortesia. detto: in campo ci sono troppi professori. Sì. Io l'ho pensata così, nel senso che qualcuno che è un po' narciso in campo. Non so voi, sarebbe interessante sapere il vostro parere, e che sicuramente si deve troverà la quadra per poter risalire. Buona serata a tutti e alla prossima. Professori, Raffaele, ma a proposito di professori, leggiamo anche questa indiscrezione che riporta il napolista. Diciamo, vi sarebbe stato un faccia a faccia con la squadra, con alcuni calciatori del Napoli. Leggiamo qui cosa riporta il napolista. Chiaramente è un'indiscrezione. Alcuni avrebbero detto: non puoi farci fare la figura di chi non si impegna, sbagliamo come sbagli tu. Quindi toni accesi tra alcuni calciatori e lo spogliatoio che non ha gradito le parole di Gattuso. Ma a proposito di parole di Gattuso, a questo punto ascoltiamole e poi le commentiamo insieme. Parto dal risultato della partita. Milan oggi è stato superiore. Direi assolutamente no, no, perché abbiamo fatto tutto noi oggi. Abbiamo costruito, ci siamo fatti del male da solo. Ha il Milan caratteristiche ben precise, lo sappiamo. Quando vanno a cercare Ibra, tante volte lavora poco in fase difensiva. Quando gioca anche con Rebic, ci sono due giocatori quando recuperano palla lavorando poco in fase difensiva, sanno subito là in attacco per ribaltare l'azione. Ma penso che il Milan non è stato superiore a Napoli per la qualità di gioco. Sicuramente, se non sbaglio, i primi sul 2-0 avevano fatto, avevamo subito solo due tiri in porta, che sono alla fine due cross, hanno fatto 2-0, ma la squadra ha costruito tanto. Dopo, se mi dici che Milan c'è stato superiore, ti dico di no. Potendo tornare indietro, che è un giochino che si fa sempre, rifaresti la stessa formazione, nel senso che le difficoltà ad impostare che ci sono state poi, soprattutto nella prima mezz'ora del primo tempo? I primi 10-12 minuti, perché dopo non abbiamo sofferto più, anzi, secondo me Politano in quella posizione ha fatto molto bene. Lozano ha avuto due o tre palle perché gli potevamo far male. Sicuramente non cambierei nulla, perché la partita, ripeto, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, sicuramente abbiamo commesso tanti errori e hanno facilitato la vittoria del Milan. E queste le parole di Gattuso, te le lascio commentare, Raffaele. Ma sai, Gattuso chiaramente ieri sentiva la partita in maniera particolare, l'abbiamo visto dalle dichiarazioni fatte nell'immediatezza dopo il termine dell'incontro, quando parlava di professori posso essere anche d'accordo con il telespettatore, può fare riferimento a qualcuno che è sembrato un narciso in campo, ma lui ce l'aveva anche per chi si soffermava troppo a protestare, non ha visto evidentemente la grinta nei calciatori che da un anno a questa parte si sono votati a Gattuso, anche le indiscrezioni che hai fatto leggere. E mi sembrano strano, visto che da dicembre, da quando Gattuso è venuto, abbiamo sempre detto che il punto di riferimento di questi calciatori è diventato l'allenatore. Mi sembra strano che adesso ci siano state queste rimostranze da parte dei calciatori stessi. Il Napoli ha già fatto una volta l'errore di dividersi all'interno, non credo che lo debba fare, e soprattutto non credo debba fare in un anno nel quale ancora i giochi sono evidentemente tutti aperti e su tutti i campi. E evidentemente ieri la partita è andata in un modo diverso rispetto alle aspettative. Le assenze nel Napoli sono fatte sentire più di quanto si siano fatte sentire nel Milan. Ma ripeto, già la domenica prossima ci sarà un altro incontro che potrà consentire al Napoli di cancellare queste delusioni.
Eh sì, perché è iniziata una settimana importante, un crocevia importante non solo per quanto riguarda l'Europa League contro il Rijeka, ma anche in campionato, perché domenica prossima il Napoli sfiderà la Roma al San Paolo. Però noi ci fermiamo, c'è la pubblicità, ma restate con noi, a tra poco. Seconda parte di Supersport 21, leggiamo un po' le vostre risposte alla nostra domanda social, cosa non sta funzionando nel Napoli di Gattuso. Manu Terlizzi dice: secondo me il Napoli non ha difesa. Mauro invece dice Gattuso. Pep Car: preferivo il primo Napoli di Gattuso, quello corto con poco spazio tra i reparti, attendista per poi colpire con tanta qualità che si ritrova. E io invece, dice Valentino Piccirillo, penso che i calciatori non hanno idee, non sanno cosa fare quando sono in possesso palla. E allora leggiamo anche quest'altra non è una notizia, ma è un post, lo ha pubblicato proprio Bakayoko, perché prima leggevamo le indiscrezioni riportate al napolista, mentre invece completamente smentite da Bakayoko, che sulla sua pagina Instagram lo vediamo, suona la carica, dice: guardo avanti, concentrato sulla prossima partita, il lavoro continua. E a proposito dei prossimi impegni, vediamo un po' il calendario del Napoli, atteso sicuramente dalla sfida di Europa League di giovedì contro il Rijeka, ma soprattutto da una sfida importantissima in campionato con la Roma e poi la partita di ritorno contro la AZ Alkmaar in Olanda, e dunque poi il 6 dicembre col Crotone, Real Sociedad, poi Sampdoria e Inter in campionato e poi Lazio e Torino, e dunque un calendario sicuramente molto fitto di appuntamenti, ma è chiaro che quello contro la Roma sarà uno scontro importante proprio ai fini della classifica e del rilancio del Napoli. Ma c'è una telefonata, c'è Andrea da Caserta. Ciao Andrea. Pronto, buonasera. Pronto, buonasera, sono Andrea da Caserta. Andrea, ci sei mancato? Che fine hai fatto? Sono stato poco bene. Ah. Ti devo dire, ma ho tentato di prendere anche la linea, ma lasciamola stare. Ma adesso stai bene? Tutto a posto? Sì, tutto a posto. Bene. Posso dire una cosa? Saluto a tutta la redazione di Canale 21 e saluto anche a te e il tuo ospite. Oggi non parlo del Napoli, oggi parlo del femminismo. Oggi io c'ho una donna davanti a me, sono 42 anni che sono sposato, non ho dato mai uno schiavo. Adesso basta con queste donne, basta di questa violenza sulle donne. Assolutamente, e Andrea, bravo, bravo a ricordarcelo. Sì, dai, sì, però parliamo di calcio, fai una domanda al nostro ospite. Io volevo fare una domanda al signor ospite. Posso dire una cosa? Io in Napoli ho sbagliato la formazione. Perché? Non doveva giocare né Bagaiò, doveva mettere a Dammi e a Zilì e poi di far entrare a Bagaiò, perché noi giochiamo con quattro attaccanti, sono Politano, Insigne, Mertens, sono quattro attaccanti, non possiamo, certo, fare una partita così facile, è inutile che ci prendiamo in giro, il Napoli ha sbagliato la formazione. Doveva giocare Zilling e Dem, e poi nel secondo tempo doveva mettere quel poco di Bagaiò. Grazie Andrea, grazie per aver chiamato. Ti voglio un bene. Abbraccio, ciao, ciao. Però il ragionamento di Andrea non fa una piega, no Raffaele, perché tanti attaccanti, però con un centrocampo diciamo a due con Fabian e Bakayoko, è chiaro che è stata una squadra, se vogliamo, un po' squilibrata soprattutto nella fase iniziale della partita. Ma in realtà era Demme poteva andare nel momento in cui si iniziava con un 4-3-3. Bakayoko è uno di quei giocatori che ti costringe a giocare in un certo modo, perché ha una fisicità e una posizione in campo che... Secondo te non manca un regista, un playmaker, ecco... Ma quello che è venuto meno ieri forse è Fabiano invece che Bakayoko. Bakayoko c'erano momenti nei quali non sapeva a chi dare palla, perché evidentemente gli avversari erano riusciti a bloccare i punti di riferimento. Bakayoko era quello che giocava più palloni a centrocampo, ma spesso con le spalle rivolte alla porta avversaria, perché doveva passare il pallone verso dietro. Quindi evidentemente ci sono state dei problemi anche di carattere tattico. Può aver ragione
il telespettatore nel momento in cui si vuole immaginare una situazione tattica iniziale diversa, appunto un 4-3-3. Vediamo anche gli scontri diretti del Napoli con le prime otto in classifica, chiaramente quello con la Juventus è in attesa del terzo grado di giudizio sportivo e poi contro l'Atalanta 4-1, col Sassuolo in casa 2-0 e poi contro il Milan 3-1 ieri, diciamo, e adesso ci sarà la Roma, mentre invece con le ultime 11 è andata diversamente perché il Napoli ha praticamente vinte tutte col Parma, col Genoa, col Benevento e con il Bologna. E proprio a proposito del Milan, leggiamo anche perché si è infortunato anche Ibrahimovic, lesione al bicipite femorale, e dunque il fuoriclasse svedese preoccupa Pioli, il problema muscolare è più grave del previsto, si ferma anche Saelemaekers. E dunque problemi per il Milan, ma andiamo al telefono, c'è Vittorio che ci chiama da Napoli. Ciao Vittorio, benvenuto a Supersport 21. Buonasera, vorrei un parere sull'arbitraggio di Valeri, molto semplice. Grazie, grazie Vittorio. Raffaele, Grazie. sicuramente l'arbitraggio non è stato dei migliori da parte di Valeri, ha un po' indirizzato la partita se vogliamo, ma è chiaro che non è stato l'elemento scatenante della sconfitta del Napoli. Questo mi preme dirlo perché sicuramente Valeri ha arbitrato male, ci sono degli episodi, la gomitata di Ibrahimovic, ma cos'altro hai memorizzato tu oltre a quello? Ma no, guarda, io parto dalle dichiarazioni di Gattuso a fine partita, quando gli è stato posto questo discorso di Valeri, e lui ha detto no, un modo per crescere come squadra è proprio non soffermarsi su queste situazioni. Non ha detto ha sbagliato o meno, voglio dire, non è entrato nel merito della situazione, ma ha voluto evidenziare che la squadra per crescere deve fare dei passi avanti diversi senza nessun tipo di alibi, neanche di carattere arbitrale. È evidente che si può discutere tanto sugli interventi di Valeri, sicuramente sul primo presunto fallo di Bakayoko che ha portato all'ammonizione. C'è anche obiettivamente un fallo dello stesso Bakayoko sul gol del 2-1 del Napoli. C'è stata la gomitata di Ibrahimovic che probabilmente era un giallo. Voglio dire, quindi ci sono state tutta Anche una il serie di primo giallo di situazioni. Bakayoko, Ma se giusto. vogliamo. E l'ho detto appunto, il primo giallo di Bakayoko Forza. sicuramente è quello più contestato, perché poi lì ha modificato un pochino la partita, anche se Bakayoko logicamente aveva la necessità e l'obbligo di gestirla forse in maniera diversa, ma non è dipeso da lui. Ecco, ti chiedo anche, no, delle dichiarazioni in conferenza stampa, perché è chiaro che fa effetto il fatto che Gattuso abbia parlato nuovamente di mentalità, di veleno, no? E allora ti chiedo come mai questa mentalità, questo veleno in questa squadra non si riescono ancora a vedere. Questo è strano, obiettivamente strano, detto da Gattuso. È strano detto da un allenatore che, come lui ha sottolineato, è quasi da un anno qui e che avrebbe dovuto trasmettere, ma ci sono stati momenti nei quali nella scorsa stagione, ma scorsa stagione parliamo fino a 2 mesi fa, 3 mesi fa, vedevamo nella squadra comunque questa grinta, ma anche con l'Atalanta, non possiamo dire che il Napoli non abbia giocato con una certa attenzione. Potrebbe essere stato un episodio, però le dichiarazioni dell'allenatore, soprattutto le dichiarazioni di Gattuso, che non sono mai banali, devono essere sempre tenute in considerazione. Ha voluto dire qualcosa, ha voluto dare un segnale, e vediamo già dalle prossime occasioni quale sarà la reazione della squadra. Luca D'Avellino, ciao Luca, benvenuto a Supersport 21. Manuel, buonasera, avvocato, buonasera. Beh, un'ora dopo le 19:35 di 40 anni fa. Stiamo vivendo quel ricordo. Giusto una parentesi per non ricordare ciò che noi abbiamo vissuto in questa terra e in Campania. Detto questo, andiamo al futile più serio tra le cose futili, il calcio. Beh, proprio sull'onda che quello diceva lì, avvocato, è da prendere sempre con molta serietà ciò che dice Gattuso. Quindi io, quando ho visto entrare alcuni giocatori parlo su tutti, il mio capitano che è entrato in campo all'inizio della partita,
non con quell'occhio della tigre, ma non lui, tutti, prendo lui perché è il capitano, quindi il simbolo. E poi faccio il paragone vedendolo giocare in nazionale, che va a prendere Lewandowski di petto. Allora io mi chiedo, che, perché poi nel tuo club tutto questo non succede e quindi tutta la rosa del Napoli non ha quel piglio come ho visto il mio capitano prendere per il cravattino Lewandowski? Grazie Luca, chiarissima la tua domanda. Ti faccio rispondere da Raffaele Rigitano. Vai Raffaele. Io per la verità Insigne, soprattutto nell'ultima parte della partita, l'ho visto anche abbastanza grintoso e nervoso con gli avversari, reagire in un certo modo. Molte volte i comportamenti di un capitano sono anche condizionati da quello dell'intera squadra, cioè Insigne sente la responsabilità della fascia di capitano e in quanto tale quindi assume su di sé quelli che sono gli atteggiamenti anche del resto della squadra. Io non credo che Gattuso si riferisse a Insigne. È vero, Insigne ieri non ha fatto la stessa prestazione della nazionale, è stato anche bloccato abbastanza bene, però forse il primo tempo è stato un po' penalizzato dal modulo, si giocava poco dalle sue parti, si giocava molto di più a destra che a sinistra. Ti faccio completare, Raffaele. Sì, no, ma senza dubbio ci sono stati anche motivi tattici che lo hanno portato a questo, però ripeto, non credo che si rivolgesse ad Insigne. Evidentemente al centrocampo il mister ha visto un po' di troppa debolezza anche nell'affrontare l'avversario. E poi in questo momento il Mertens degli anni scorsi è venuto un po' meno, anche se poi andiamo a vedere i due tiri più pericolosi, il gol e il tiro del primo tempo, l'ha fatto appunto Mertens. È anche un po' difficile poter andare a scindere quelle che sono le responsabilità all'interno della squadra. Siamo in conclusione, ringraziamo l'avvocato Raffaele Rigitano, vicepresidente dell'Ajax, per essere stato con noi a Supersport 21. Grazie a voi, buonasera. Supersport 21 torna domani sempre alla stessa ora, ma stasera puntata corta, si continuerà a parlare di calcio, ma soprattutto della sconfitta del Napoli contro il Milan nel Bello del Calcio con Claudio Mercurio e i suoi ospiti. Ciao, domani!